Buongiorno a tutte, oggi un piccolo video creazioni. Alcune creazioni le ho realizzate perché devo fare, diciamo, un banchetto, uno stand a Natale e quindi mi sto preparando con alcune collane e alcuni miei gioielli. Altre invece sono delle ordinazioni che mi sono state fatte in questi giorni. Allora, parto per mostrarvi questi che sono per la bancarella e sono gli orecchini Fiordaliso di Anna Maria, passione perline, già tutti imbustati e ho fatto 5 colorazioni differenti. Devo dire che è un modulo molto carino, molto veloce anche da fare. Realizzato in questa colorazione, poi li ho realizzati anche in questa, la mia piccola gatta che fa casino, in questa, poi li ho realizzati anche in questa colorazione, sulle tonalità che piacciono a me. Poi le ho realizzate anche in giallo. Così. E anche in nero e arancione. E questi sono gli orecchini Fiordaliso. Poi ho realizzato dei ciondoli perché mi era stata fatta una richiesta e quindi già che ho deciso di fare anche altri. Ho fatto questo in arancione, questo in rosso, questo sul verde acqua con i riflessi AB. Fatto questo sul verde prato, poi ho fatto sui toni del blu. Non poteva mancare il nero, che è molto richiesto. L'azzurro. Il giallo con i riflessi AB verdi o verde con i riflessi AB gialli. Comunque, questa tonalità di colore mi piace moltissimo, lo trovo molto bello. E poi l'ho fatto blu con queste sfumature marroni o anche le gocce della stessa colorazione. Infatti, mi hanno anche chiesto degli orecchini abbinati. Devo ancora realizzarli perché mi sono occupata di altri ordini al momento. Infine questo bianco color cristallo. Per gli ordini invece ho realizzato allora sempre i cuoricini, questo color vinaccia. Nel tutorial utilizzano i biconi da 4 mm, della metà praticamente come grandezza, così. Io invece ho usato il bicone da 6 mm ed è uscito un bello grande perché lo voleva bello vistoso con un semplice filo in caucciù e un charm di un cavallo. Ovviamente abbinati a questi mi sono stati richiesti gli orecchini che però li voleva realizzati al lobo e ho realizzato questi. Poi questi sono gli orecchini abbinati al ciondolo. Poi mi hanno richiesto sempre lo stesso ciondolo, però nella colorazione del bianco.
Sempre con un filo da, sempre con il bigone da 6 mm mi è stato richiesto, sempre col filo in caucciù e con il charme, in questo caso voleva un gufetto, ecco qui. E anche lei, anche questa signora, voleva gli orecchini all'ovo, ed eccoli qui. E questi sono all'ovo. Per il ciondolo bianco, e non lo so, forse sono tre amiche che vogliono vestire lo stesso modello. Anche l'altra ha voluto un ciondolo sempre con il bigone da 6 mm, però in questo caso multicolor. E qui abbiamo un charm con un angioletto. E sì. Anche lei ha voluto gli orecchini al lobo e sono questi. Questi sono gli orecchini al lobo. Allora, questi tre ciondoli sono un'ordinazione che mi è stata effettuata giorni fa da tre signore. Poi abbiamo questo. Una signora mi ha richiesto un bracciale di perle con, diciamo, le rocaille che fanno questo effetto onda. Io ve lo apro così lo vedete. Ecco qui. E l'ho realizzato con queste perle semplici bianche e rocaille 110 e 80, e la chiusura è una chiusura T-bar della scatolina della BB Craft che avevo acquistato, ed è così. Oltre al bracciale, ha voluto anche gli orecchini, che sono questi, uno e due. Stesso modello, questi sono i perni acquistati da AliExpress quest'estate. Per non farsi mancare niente, in caso non aveva voglia di indossare gli orecchini pendenti, me li ha richiesti anche al lobo. Li ha realizzati così. Infine, ha voluto anche la collana ed è identica al bracciale, ovviamente molto più lunga, con la stessa chiusura T-bar. Una bellissima parure, molto delicata, che devo spedire in questi giorni. Infine, ho realizzato una parure perché non mi è stata ordinata in questo caso, ma l'ho realizzata perché voglio regalarla. Devo regalare alla mamma del mio ragazzo. E quindi ho scelto le colorazioni che piacciono a lei. Allora, ho realizzato questo bracciale con il bigono, bigono da 6x4 e questi piccoli 3x1. Se non mi sbaglio, si chiama spirale flat. Se la guardo mi fa pensare a un centopiedi. Comunque, tutte queste gambette qui piccoline. Questo è il bracciale. Siccome so che ama molto il blu, ho pensato di realizzarglielo sui toni del blu e del bianco, perché mi chiede spesso le lavorazioni sulle tonalità del bianco. Ho messo questa chiusura T-bar sulla tonalità oro che ho preso sempre dalla scatolina di BB Craft. Quindi ho realizzato questo bracciale, poi ho realizzato gli orecchini abbinati, sono sempre a perno, perché la collana è un po' più impegnativa, e quindi ho pensato di fargli gli orecchini al lobo a forma di fiorellino, due colori. In abbinato gli ho realizzato due anelli che può scegliere,
O questo che è l'anello di Mirart, che si chiama Double Ring and Double, mi sembra qualcosa del genere. Ho messo un Rivoli blu per abbinare con la base in acciaio color oro. Queste Rokai L80 blu e questi bellissimi bigono. E poi l'ho anche realizzato a fascia, l'anello Grace di Claudia Fanulli, sempre nelle stesse tonalità, con una fascetta realizzata con le Rokai L110. Ecco qui. Infine, sposto per prendere la collana, ho realizzato questa collana. Appoggio così. Ecco qui, tutta interamente con i cipollotti. La inquadro nell'orto. E questa è la parure, scusate, era il mio dito. Questa è la parure. E niente, spero che il mio video creazioni vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, che magari vi abbia aiutato con qualche idea. E niente, vi auguro una buona giornata, alla prossima, arrivederci.